Allora, eccoci con un nuovo video, o meglio con un tutorial. Se ricordate, nello scorso video vi avevo accennato che sono andata a fare un giretto da Tiger e ho acquistato queste simpatiche striscette colorate. Le ho acquistate perché mi piacevano i colori e mi piaceva l'idea di averle tutte già tagliate perfettamente, però non avevo in mente cosa poterci fare. Finché ieri sera, mentre stavo facendo già un altro lavoretto, mi sono capitate tra le mani e ho avuto una brillante idea. Ho pensato, perché non realizzare delle piccole lanternine che si possono mettere un po' qua e là all'interno di casa nostra, ma soprattutto possono essere ideali da poter applicare all'interno ad esempio di una cameretta dei vostri bimbi o per arricchire magari un ambiente durante una festa di compleanno o anche semplicemente in un giardino, in un semplicissimo terrazzo per dare allegria alle nostre cene. Così ho deciso di mostrarvi come si può realizzare una simpatica lanternina e possa essere per voi un po' fonte di ispirazione. Allora, vediamo come si fa. Allora, ecco cosa ci serve. Innanzitutto queste striscettine. Io vi consiglio queste qui di Tiger perché costano veramente pochissime, sono già tagliate tutte nella stessa misura e ce ne sono davvero di tantissimi colori. O comunque potete benissimo prendere voi dei fogli A4, disegnarle e poi ritagliarle. L'importante è che siano tutte uguali, tutte della stessa misura. Poi vi servirà un filo abbastanza resistente. Io sto utilizzando questo qua che vi ho mostrato nel video degli acquisti fatti da Tiger. È un filo color Tiffany. Adesso ve lo faccio vedere, vedete? Ok, e anche questo lo trovate da Tiger a un prezzo veramente contenuto. Poi vi servirà una semplicissima forbicina e delle pinzette. Io uso le pinzette per forare la carta perché ho la macchinetta per fare i buchi, ma il buco viene troppo grosso e quindi mi impegno io a mano a forare il fogliettino. Sicuramente il buchetto non verrà preciso, ma tanto dovrete mettere poi una perlina che coprirà l'estetica del buchino. Appunto, perline, io ho queste qua colorate, prese anche queste da Tiger. Adesso realizziamo insieme le nostre simpatiche lanternine. Allora, eccoci qua. Come vedete, io ho deciso di utilizzare le striscettine di questo rosa qua. Ci sono due tipi di rosa un po' più chiaro e un rosa un po' più scuro. Io ho deciso di utilizzare questo un po' più chiaro, un po' più pastello. Allora, le prendete un po' per volta, magari non tutte insieme perché più ne avete, più difficile è fare il buco, forare la carta. Le fate combaciare bene. Come vedete, le appoggiate sul tagliere, mi raccomando, perché sennò rischiate di rovinare il mobile. Poi prendete le pinzette, come vedete, iniziate a bucare la carta. Ok, queste sono talmente appuntite che mi hanno già fatto il forellino. Queste fantastiche pinzette le sto usando veramente per tante cose, le ho comprate dai cinesi a pochissimo, quindi se dovesse venirvi in mente di comprarle, andatela a cercare in questi store di cinesi che vendono roba per la casa e le trovate. Allora, da questa parte qua l'ho già fatto, come vedete. Ora lo facciamo dall'altra parte, simile, ok, e siamo a posto. Come vedete, ho fatto il buco sia da una parte che dall'altra. Adesso prendo le altre striscettine che mi sono avanzate e faccio la stessa cosa. Un forellino da questa parte e un forellino da questa parte. Prendo il nostro filo colorato, lo allungo un pochino e lo metto doppio, come vedete. Prendo i miei cartoncini . Ecco qua, come vedete, perlina, nodino anche qua sotto e l'abbiamo fermato.
Ora, per fermarlo anche dietro, facciamo la stessa cosa, facciamo un nodino in modo che il cartoncino rimanga bello fisso, rimanga fermo. Ok? Io ne faccio due da essere proprio sicurissima che non passi al di là del buco. E poi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Faccio prima un bel nodo. Come vedete, più o meno a questa altezza qua, vedete, da lasciare un pochino di spazio dal nodo al buchino. Dopo che ho fatto il nodo, infilo il filo all'interno del forellino. Ok, come vedete rimane così, ok? Infilo la mia perlina, sempre dello stesso colore, quindi azzurra, la infilo qua all'interno. Ce l'abbiamo fatta. Facciamo il nostro nodino, sempre per non far scappare la nostra perlina. Nodo. E qua possiamo lasciare il filettino così perché sta anche bene. Come vedete, abbiamo fissato sia da una parte che dall'altra. Adesso non ci resta che aprire la nostra lanterna e formarla. Come vedete, girate tutte le striscettine di carta, le aprite. Siamo. Molto divertente da fare con i bimbi, è una cosa che so che a loro potrebbe piacere davvero tanto. Poi è carino metterle nella loro cameretta, una cosina fatta appunto da loro. Proprio simpatico. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questo tutorial vi sia interessato, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!